altissima del pool 8 e 15. Ci troviamo in Alto Adige, a Bolzano, precisamente al 15 palle ASD. Qui con me per raccontarvi la finale con Walter Franchina e Alessandro Torrenti, invece una vecchia conoscenza, e Michele Monaco, che è della commissione tecnica del Pocket. Ciao Michele. Salve a tutti. Come di consueto ci ritroviamo. Questo è il tabellone a partire dai quarti di finale. Allora, Alessandro Torrenti è una nostra vecchia conoscenza, giocatore piuttosto esperto, romano. Qui abbiamo due romani che si affrontano, non è una novità, perché per quanto riguarda il pool, il filone capitolino è piuttosto forte. Beh, sicuramente nella specialità del pool 8-15 le grandi scuole, diciamo, sono romane, e Sicilia e Triveneto, diciamo, le grandi scuole di questa specialità. Allora, ve li presentiamo. Torrenti è sulla destra, classe 1971, è stato campione italiano nel 2003 di Pallanove, più recente l'ultimo titolo vinto del campione italiano nazionale Palla 10, penso una finale con Riccardo Sini nel 2003. 18. Eccolo qua Torrenti. Lo sfidante Walter Franchina è un giocatore, anche lui romano, classe 70, un anno in più. È arrivato diverse volte in finale, questo è l'arbitro, ma non ha ancora vinto un titolo importante. No, ha perso due finali, speriamo che questa sia la volta buona per lui, senza nulla togliere ad Alessandro Torrenti. Allora, entriamo un po' più nel dettaglio per i non addetti ai lavori. Siamo alla palla 8 e 15, si gioca su buche strette, lo vedete, piene strisciate, si gioca con tutte le biglie, tutte 15. Qui si va a determinare l'acchitto, il giocatore che andrà in spaccata. Si gioca al meglio dei 7 game. Allora, questa era una prova, andiamolo a vedere, a seguire l'acchitto. Vediamo un po', Torrenti tocca per primo sponda corta, ma e poi invece Walter Franchina che vince l'acchito. Quindi biglia bianca e si va. Allora, si gioca con tutte e 15 le biglie, la biglia numero 1, che è l'ultima che deve essere spaccata, va sul vertice inferiore. Sul vertice superiore del triangolo. E poi invece si chiama 8 e 15 perché vanno imbucate la 8 e la 15, che troviamo invece sul lato del triangolo, vanno imbucate in buche centrali contrapposte. Dove entra la 8, dall'altra parte deve entrare la 15. Esatto. Diciamo che si effettua la spaccata ed il primo tiro dopo la spaccata e si deve imbucare una biglia, diciamo, di una delle due serie. Dopodiché si acquisisce il diritto a quella serie, o le biglie piene o quelle, diciamo, strisciate, dette in gergo. La spaccata, per essere valida, ci devono essere almeno tre biglie che toccano una sponda. Questa era ampiamente valida. Intanto errore da parte di Franchina, che ha imbucato una biglia, e in particolare la 5, però poi non ha controllato la biglia battente. Allora, per Torrenti, ovviamente adesso gioca sulle strisciate, avendo determinato l'avversario di giocare con le biglie piene. Caratteristiche di questi due giocatori, che tu, in quanto facente parte della commissione tecnica del Pocket, ma sei il responsabile non nominalmente ma de facto poi della sezione Pocket da diversi anni. La federazione, che sapete non è più FIBIS, è diventata federazione sportiva del CONI, e quindi adesso si è unita al bullying, FISBB. Esatto. Ci dobbiamo ancora mettere d'accordo su come chiamarla, FISBB. Non è bellissimo come onomatopea. No, però comunque è funzionale allo scopo. E sì, conosco ambedue i giocatori, sono anche due miei grandi amici, e sicuramente se li dovessi descrivere come giocatori direi, diciamo, Torrenti forse più estroso, più tecnico, Franchina molto solido, molto tattico, diciamo, anche se anche lui è un ottimo giocatore di pool, quindi anche a livello tecnico nulla da invidiare ad altri giocatori che partecipano a questo campionato. L'anno scorso si giocò un pochino più tardi, erano i primi giorni di luglio in Sicilia, nel Messinese, a Barcellona Pozzo di Gotto, e si laureò campione italiano Valentino Cordelli, che vinse 4-0 la finale con Daniele Corriere, una finale a senso unico, inaspettatamente, perché poi Corriere sappiamo bene che è uno dei giocatori massimi del pool.
Sì, quest'anno Daniele, diciamo, ha deciso di dedicarsi più alla specialità del pool, quindi partecipando poco al pool 8-15, per cui non si è qualificato per queste finali, mentre invece Cordelli era presente, ma diciamo, è stato eliminato, anche direi a sorpresa alla bella, da Alex Imperioli, altro grande giocatore, comunque interprete romano, anche lui del gioco del pool 8-15. Sì, sorprende. Il Daniele Corriere aveva vinto l'8-15 l'anno precedente. Quest'anno lo ritroveremo a Treviso perché diamo poi appuntamento a metà di giugno, nella seconda metà a Treviso, come di consueto, un posto dove spesso ci si dà appuntamento per le finali del campionato italiano di pool, quindi le finali di palla 8, 9, 10 e pool continuo. Sì, ecco, dedicandosi esclusivamente al pool, diciamo, ha fruttato abbastanza bene. Per ora è il numero uno del ranking, sempre parlando ovviamente di Corrieri, diciamo, è uno dei maggiori pretendenti al titolo finale. Allora, vediamo Torrenti che imbuca in centrale. Ah, poi furono terzi l'anno scorso Gianfranco Gambino e Antonio Pandolfo. Diciamo che quest'anno c'è stato decisamente un rinnovamento, per quanto riguarda Sì, l'abbiamo tutti. visto semifinalisti che hanno lasciato il campo a Franchina e Torrenti sono stati i salvatori Trischitta che ha perso con Franchina e Stefano Bazzani, invece anche grande vecchia conoscenza, Beh, diciamo. sì, genio dell'8-15. Beh, è stato un torneo molto equilibrato. Se pensiamo ai quarti di finale, quasi tutte le partite sono finite alla bellissima, diciamo, quindi molto molto combattuto. Potevano arrivare tutti i giocatori che poi hanno disputato i quarti di finale e le semifinali. Allora, tiro di Franchina per avvicinare la 8 che deve imbucare in centrale, sulla parte, lato inferiore in questo caso. Ovviamente la disposizione delle biglie è fondamentale per, diciamo, indirizzare l'esito della partita. L'8-15 è un gioco molto tattico, sicuramente diventa spesso una se, la, se le biglie non sono tutte imbucabili facilmente, diventa spesso una partita a scacchi, dove bisogna prevedere anche 4-5 tiri, diciamo, successivi dell'avversario e propri per poter indirizzare la partita nel modo corretto. Franchina è messo meglio in questo primo game. Abbiamo visto Torrenti che ha provato con la 11 a imbucarla, ma non l'ha toccata. Sì, dal punto di vista numerico delle biglie in campo, sì. Diciamo, dal punto di vista invece, diciamo, dell'andamento della partita, è sempre, diciamo, in vantaggio chi comunque ha imbucato la propria obbligata al centro. In questo caso Sandro ha imbucato la 15 sulla destra dello schermo e Franchina ha questa biglia nera, la 8, che dovrà essere forzatamente imbucata nella parte sinistra dello schermo. Sì, ricordiamo che devono essere bucate nelle imbuche centrali contrapposte. Quindi avendo imbucato Torrenti se pensate di avere una distorsione ottica, no, sappiate che invece se vedete un ovale è proprio perché è così, ci scusiamo di questo piccolo, difetto ottico. Qui ha provato un accosto di misura Walter Franchina, ben tirato, forse leggermente lungo. È sempre meglio posizionare la 8 in posizione centrale in modo che sia imbucabile da tutti i lati del biliardo. Così invece, diciamo, Alessandro potrà tirare un po' più tranquillamente la biglia, diciamo, in basso al tavolo senza correre il rischio di liberare. Vediamo cosa andrà a tirare. Ah, un rimpallino che favorisce Franchina e gli lascia una biglia per poter partire con la sua serie. Sicuramente un'uscita non proibitiva per un giocatore come lui per la biglia obbligata al centro. Abbiamo visto il gesto di stizza, di Alessandro Torrenti per questo rimpallo. Probabilmente proverà o un due sponde o un diretto, vediamo quale dei due. Prova sì. Posizionarsi due sponde. Non era soddisfatto, Franchina, è risultata corta la conduzione? Sì, perché No, sì, comunque la corta, biglia è proprio battente in linea. non è difficilmente imbucabile la biglia, diciamo, obbligata, però ti porta la battente dalla parte opposta dove tu vorresti andare per imbucare poi la 3. Infatti forza un po' il tiro per portarsi da quest'altra parte del biliardo, ma impatta, diciamo, non volutamente la gialla. Sì, l'impattare con la propria numero 1 non era voluto da Franchina.
Ora proverà sicuramente a sostituire, diciamo, la biglia 4 con la 9, metterla davanti. Ottima Lei in imbucata, buca, è lì in ottima buca. imbucata. Ottimo tiro, da parte del romano. Ed ora si trova, diciamo, in vantaggio. Dipende tutto da questo tiro perché deve posizionare bene la rossa. Comunque un giocatore come Alessandro, se gli lasci la battente comoda e con le biglie, diciamo, nei pressi della buca, può essere letale. Allora, franchina sulla 3. Sposta anche la 10 di Torrenti. Diciamo che ora ha delle biglie tutte imbucabili, tranne forse la 9, che è, diciamo, un po' più distante. E vediamo se Alessandro proverà a iniziare la sua serie. Ok, buca la prima. Con Rivediamo il tiro sulla 10. un po' di colpo a retrocedere per posizionarsi un po' più comodo e poter tirare, credo, una carambola. Ah, sì, ben giocata. In buca la 15. Corsa. Probabilmente voleva colpire un po' più, diciamo, la 11 per Cioè, ha poter spostato lasciare poi la l'imbucato la. 14 un po' più nei pressi della buca, così è Imbucato la 11, non la costretto 15. ad effettuare un tiro di calcio. Non la prende nella maniera voluta, No, credo. perché la prende scarsa, l'avrebbe voluta prendere un po' più piena la 1. Di nuovo franchina al tiro. Gli rimangono due biglie. Gli rimane la rossa in basso sulla destra dell'inquadratura. E dalla parte opposta, lungo sponda lunga, la numero 1, la gialla. Ha il gioco in mano, Franchina, questo. Sì, diciamo qui, ecco, nella specialità del pool 8-15, ogni tiro, ecco, preferisce non rischiare l'imbucata, ma posizionare la battente sotto la sponda, quindi lasciando qualsiasi tiro, diciamo, in difficoltà, perché comunque dovendo alzare la stecca non si possono effettuare tiri di effetto che sono tranquillamente nelle corde dei nostri giocatori. Come dicevamo prima, una partita a scacchi. Alessandro in questo caso ha provato a colpire uno spondabiglia proprio per ripetere l'attaccamento della battente a sponda. Non ci è riuscito completamente, la lascia comunque un po' staccata. Il problema poi sarà la 13 che è attaccata a sponda corta. Tanto Franchina di nuovo al tiro sulla 3. Piano piano la posiziona sempre più in maniera imbucabile. Ed ora Alessandro, questo potrebbe essere il tiro decisivo, perché Alessandro dovrà sicuramente o provare a cacciare la biglia rossa con la 9, Allora, Torrenti sulla 9. È stato bravo, ha portato sì, via la biglia assolutamente di sì. Franchina. Bel tiro questo. Anche se si posiziona, può essere imbucata dalla parte opposta. E qui dicevamo, ecco, che il posizionamento delle biglie, in questo caso anche casuale, può essere determinante, diciamo, per l'andamento della partita. Bastava che magari la rossa si mettesse sotto la sponda corta piuttosto che qui sulla lunga e avrebbe lasciato un tiro molto molto più complicato al nostro franchino. È possibile, insomma, è difficile, ma è possibile. Franchina al tiro. Gli ha cambiato prospettiva di gioco Torrenti. Gioca con forza moderata. Forse un po' troppo moderata. Comunque ha posizionato la 3, questa volta nella buca d'angolo opposta. Sì, non credo volesse imbucarla, anche perché l'avesse imbucata poi si sarebbe trovato a tirare una biglia 1 molto scomodo. Preferisce avvicinarla per potersi poi posizionare eventualmente con la stessa 3 per la biglia finale, che è la 1. Ora qui bisogna spingere perché è brutto errore e qui Sì. potrebbe essere quello decisivo. Sì, un errore di Torrenti, eh. Era una mezza forza, né forte né piano piano. Ovviamente quando si tira così si risente anche un po', diciamo, di qualche calambolata
calata del biliardo, diciamo. Ecco, è una partita a scacchi qui, diciamo, ci sono molti fattori che possono indirizzare l'andamento della partita. Allora, ovviamente per Franchina non è nessun problema imbucare la biglia numero 3, no? È Tu la posizionata. penso, sì, scusami, È proverò a forzare. la conduzione della biglia battente. Dove farla finire? Perché poi alla 1, nella buca d'angolo in diagonale opposta. Allora, sponda lunga, ha rischiato di... La vede. Sì. C'era la 14 che rischiava di... Può andare alla chiusura di questo primo game. Palla game per Walter Franchina. Vi ricordo si gioca al meglio dei 7. E c'è. E c'è! Prima chiusura. 1-0 per Walter Franchina, classe 70. Due romani che si confrontano. Chi lo sa che non sia la volta buona, per Franchina. Come detto, finalista diverse volte. Stiamo scorrendo il palmarès. Diverse finali, ma gli manca ancora invece la vittoria importante. Torrenti invece nel 2018 si può fregiare in quella bella finale con Riccardo Sini del titolo di campione italiano nazionale palla 10. L'acchitto se l'era aggiudicato Franchina, adesso al tiro Torrenti. Ricordiamo che c'è anche un tempo limite, intanto vedete la composizione del triangolo, vi ricordo, è sul vertice la biglia 1, la 8 e 15 invece sulla base del triangolo. Non è necessario spaccare perché sia valida. Sì, Cioè, imbucare. spacca e imbucare perché basta che tocchino tre biglie, altrettante sponde. Una delle peculiarità, diciamo, del gioco del pullotto 15 e unica al mondo è l'altezza della sponda, diciamo, del biliardo che comunque quando la battente è vicino alla sponda copre quasi interamente la stessa biglia e quindi rende tutti i tiri comunque difficili, cioè si hanno poche opzioni, si può tirare solamente, diciamo, piano e in linea retta perché comunque tutti gli effetti e tutti i tiri di colpo sull'asse verticale della battente sono impediti dall'altezza della sponda. Intanto vediamo il tiro di Carambola, ha imbucato la 10, errore ovviamente. E quindi Franchina che vede di posizionare già la 8, tocca sponda lunga, vediamo se riesce a imbucarla, ha spigolato sull'invito Il della famoso buca. Sì, palo peccato, ci è andato davvero vicino. e lascia una obbligata la 15. Ora Torrenti proverà a rubare la buca. Questo è un errore abbastanza, anche se fatto all'inizio del gioco, però Bellissima imbucata. sì, è già penalizza, anche perché Franchina ha posizionato la 8 davanti alla stessa buca dove ha appena imbucato Torrenti la 15. E quindi Franchina deve imbucare dall'altra parte. Diciamo che si è preso un rischio sull'1-0 anche comprensibile, perché nel caso avesse imbucato sicuramente si trovava già molto in vantaggio su Torrenti, non avendola imbucata e avendo lasciato comunque. No, peccato perché questo game avrebbe avuto tutt'altro segno, ovviamente, imbucando Sì. subito la 8 avrebbe complicato la vita a Torrenti, si sarebbe già portato avanti in vantaggio imbucando la biglia obbligata. Sì, poi ecco, magari ci sono delle piccole sfumature che non sfuggono ai giocatori, diciamo, di questo gioco. Per esempio, già che a parte il aver rubato la buca a Franchina, ha anche la 11 che è ben posizionata come guardiano, come si dice in gergo, per impedire l'imbucata alla 8. Fatalità, dove si è messa la 8? Proprio davanti alla 11. E ora Alessandro probabilmente userà la 11 per spostare la 8 da vicino alla buca. Già. Infatti così è. E la riposiziona sempre centralmente per un Non prossimo l'aveva tiro. giocata male Franchina, che era stato abile Torrenti con quella 11 a far da guardia. Quindi, tra parentesi, biglia che ancora rimane nei pressi. Niente, adesso si dedica alla 6, la mette davanti alla buca d'angolo.
Sì, in gergo si dice acchittare la biglia, diciamo si posiziona la biglia più vicino possibile alla buca in modo da poter iniziare agilmente la propria serie. Più è imbucabile la buca, più cose si possono fare sul tavolo e più posizionamenti ottenere. Allora, la 12 in questo caso la usa per spostare la 7 di franchina. E anche in questo caso sta distruggendo il gioco dell'avversario, cosa che ovviamente è Fa parte del assolutamente gioco. fa parte del gioco, non è che è cattivo Torrenti. Assolutamente, anche a volte grandi interpreti di questo gioco comunque sono più distruttori che costruttori. Rivediamo, intanto Franchina va a imbucare di carambola la propria biglia, la 6, avendo posizionato anche la 5. In questo caso è stato un buon gioco, ha imbucato una biglia, si è posizionata l'altra, adesso bisogna giocare sulla 8. Sì, questa nera ovviamente non dipende solo, come dicevamo prima, dall'abilità di Franchina, ma dalla forza impressa e anche dall'andamento del tavolo. Ottima tira, cioè tirata in maniera ottimale, forse solo un millimetro corta, tant'è vero che si ferma, diciamo, nei pressi della buca. Ora Alessandro sicuramente dovrà provare a toglierla da lì, o a fare un tiro di attesa, sperando che Franchina non la imbuchi, quindi posizionando la battente in un punto del tavolo dove Walter non potrà imbucare. E infatti sceglie la parte bassa del tavolo. Stato bravo. Sì. Però Stato bravo. Walter comunque, Walter Franchina ha anche la biglia 5 per poter partire. Sì, La 3. anche se è molto attaccata a sponda corta, deve prendere un pelo di biglie per retrocedere poi verso la linea di mezzeria. Allora, si va sulla 5. Ah. Ah, brutta Sì, esecuzione. L'idea era bruttissimo, sì. buona. L'idea era buona perché voleva tirare la 3 con l'appoggio della 5 e poter posizionarsi sulla 8 o addirittura imbucarla, mentre invece gli è partito un po' di colpo, quindi non ha imbucato la 3 E si è spostato la 8. e ha Questo è un spostato. errore di valutazione abbastanza grave, eh. Sì, bisogna dire che anche la tensione della finale fa la sua parte e il tempo, perché ricordiamo che i giocatori comunque hanno un tempo limite tenuto dall'arbitro, entro il cui devono effettuare il tiro. 35 secondi, ricordiamo il tempo a disposizione. Vabbè, anche Torrente in questo caso non è fortunato, con la 13. Però dopo l'autosabotaggio di Franchina, vediamo adesso, deve di nuovo riposizionarsi la 8 davanti alla buca. Usa la 5 per alzarle ambedue e renderle imbucabili, sì, diciamo un buon tiro. Torrenti. Che forse proverà con la battente. Ok, prova sì ad avvicinare la biglia e a posizionare, come dicevamo, sempre la bianca in maniera non ottimale. Forse qualcosa ha lasciato, perché Walter può tirare la 3. Sì, quella 3 che gli è costata, parecchio, perché adesso ha dovuto ricostruire il gioco sulla 8. La porta in accosto e lascia comunque una buona partenza ad Alessandro, Infatti. ma questa era una scelta obbligata. Torrenti, sulla 13. Va, No, brutto errore. rimbalza sugli spigoli, sugli inviti della buca ed esce fuori. Un momento davvero sfortunato questo secondo game. Tra errori di valutazione della conduzione alla battente e spigolate. E vediamo se Franchina ne saprà approfittare per portarsi sul 2-0, che sicuramente sarebbe importantissimo nell'economia della finale. Sarebbe già metà dell'opera. Chi prima, per primo arriva a 4 vince l'incontro ed è campione italiano. Viene chiamato il tempo, perché 35 secondi sono passati. Vedo Franchina che ride perché gli è stato chiamato il time mentre tirava e ha detto mi sono spaventato. Ah, ottima imbucata, prova a
Bravissimo. E ottiene anche il risultato di spostare questa ormai diventata maledetta 8 per Franchina. Doppio tiro, imbucata e allontanamento dell'obbligata dalla buca di centro. E ora sì, in questa partita, diciamo, dalla disposizione delle biglie, direi che Torrenti è un po' in vantaggio. Direi proprio di sì. Oltretutto deve ricominciare Franchina con la 8 che adesso sta in mezzo al tavolo. Va sulla 5 che carambola sulla 3. E si posizionano, diciamo, a carambola, tutte e due imbucabili, quindi è un buon punto di partenza. Alessandro Torrenti ha solo la 13 dalla parte opposta del tavolo, penso che preferirà lasciarsi la 13 come forma di, come biglia di recupero e proverà a fare qualcosa qui con le biglie da quest'altra parte del tavolo, vediamo. Allora, la 9 va più per distruggere il gioco dell'avversario e porta oltretutto la battente dalla parte opposta dove non ci sono biglie di franchine, quindi deve attraversare tutto il biliardo. Sì, a livello mentale comunque questo gioco è veramente stressante, bisogna pensare a tutto, alla posizione della battente, alla posizione della propria biglia, alla posizione delle biglie avversarie. Basta un piccolo errore per cambiare l'esito della partita. Allora, 5 sulla 3, imbuca la 3, la 5 si posiziona davanti. E vediamo se si è posizionato. Si è spostato un paio di biglie, no, è coperto per. Sfortunato in questo caso, sfortunato, perché poteva, dopo l'imbucata, poteva anche, diciamo, con l'impatto sulla gialla poter rimanere con la nera a vista, mentre invece l'impatto, diciamo, ecco, gli ha messo le biglie in maniera non imbucabile e sarà costretto a tirare quest'altra biglia. Proverà la 5 sicuramente. Ah, Spigolata. spigolata, ha provato con la battente dopo l'impatto ad andare ad aprire quelle due biglie, ma quell'effetto gli è stato fatale per l'errore. Bisogna dire che giocando sui panni nuovi, con le biglie nuove e quant'altro, il biliardo è molto più difficile, cioè si rende molto scivoloso, sembra quasi di giocare su una lastra di ghiaccio, quindi bisogna essere precisi perché ogni minimo errore sulla battente si trasmette alla biglia che colpisci e ci Certo, sono degli nel errori. normale allenamento, nelle sale biliardo, i panni non sono nuovi, scorrono Non meno. sempre. Sì, non sempre, perché è ovvio che dopo un certo grado di usura i panni vanno cambiati, però visto l'alto numero, si spera per il proprietario della sala di giocatori, si rende liso abbastanza velocemente. Quindi è più lento il panno, la superficie dei tavoli su cui normalmente ci si allena. E come dicevi giustamente tu, questi invece sono, essendo nuovi, basta pochissimo e le biglie corrono tanto, come è giusto che sia, insomma. Lo stato dell'arte sarebbe poter giocare sempre su panni nuovi, ancora spigolata per Un Torrenti. gesto anche di stizza, perché queste sono biglie veramente che Alessandro penso è una rarità vedergliele sbagliare. Beh, diciamo che sono anche i due finalisti sono molto amici, quindi sicuramente credo che siano venuti anche insieme, diciamo, qui nel viaggio di avvicinamento a Bolzano, quindi diciamo sicuramente magari non si aspettavano di Vediamo, ritrovarsi vediamo, tutte e due in finale, vediamo come no. la posiziona. Ha toccato l'invito di sinistra. Si riposizionano le biglie nella posizione iniziale. Questa anche è una peculiarità dell'8-15, nel senso che nell'errore si rimettono le biglie nella posizione iniziale, un po' come lo snooker inglese. No, dicono, guardami quanto deve stare fuori, guardami qua. Sì. Sì, certo, bisogna andare fatalmente a occhio, eh. Una buona carambola va tirato Walter. Torrenti gioca di carambola, però non con buon esito, eh. Adesso ha un affastellamento di biglie, ovviamente strisciate, E proprio. nessuna è imbucabile direttamente. Nessuna, sì. Riprova Franchina. Ancora leggermente largo, più largo di prima. Diciamo, può diventare una di quelle famose partite a scacchi che dicevamo poc'anzi, perché comunque
Franchina, nell'avvicinarsi l'obbligata al centro, ha anche messo, diciamo, un'altra biglia delle sue vicino alla striata di Torrenti. Qui la situazione sotto è un po' ingarbugliata. Ma anche sopra, non è messa Sì. benissimo, anche nell'altra buca d'angolo in alto. Ci prova con la 7, ma è stretto e non arriva a cambiare il gioco dell'altra buca. Torrenti adesso. Vabbè, almeno questa è imbucabile. E decide di spostare la 9 dalla parte opposta, solo che si alza un po' troppo. L'ha giocata bene, però è andato un pochino lungo. Adesso vediamo per la 14, ci pensa dopo. Proverà sicuramente ad acchittarla e la mette a disturbo, come dicevamo prima, della biglia obbligata, super tirata, perché comunque la mette proprio a tappo, se vogliamo dirlo, della buca. Niente, la buca, la biglia obbligata per Franchina è un tormento, in questo game. Te lo dico da ex giocatore di 8-15, sì, sicuramente la biglia obbligata può diventare un tormento, diciamo, in determinate partite, perché veramente ti viene o scacciata o con un piccolo, diciamo, ossetto viene spigolata, diventa Sì, c'è veramente. stato quell'autosabotaggio da parte di Franchina, perché ce l'aveva ben posizionata lì, se non se la fosse allontanata magari riusciva a imbucarla. Ah, qui una difesa di accosto. Ovviamente perché il tiro sia valido deve toccare una propria biglia, quindi Assolutamente. cosa che Torrenti ha fatto. A differenza del pool e di altri giochi, dopo l'impatto non c'è l'obbligo di toccare una sponda né dalla parte della biglia battente né dalla parte della biglia oggetto. Quindi, diciamo, questa è una delle altre peculiarità di questo gioco. Un altro accostino. Abbastanza ben giocato. E nel frattempo si comincia a tessere la sua tela, Torrenti, per aggiudicarsi questa partita. Tanto ho portato via quella di Torrenti, che è la 13. Qui vediamo se proverà a chittare la biglia, ad imbucarla oppure a cacciare l'obbligata di Franchina. Io personalmente non la toglierei, visto che comunque c'è la 9 a fargli da tappo, ma magari penserei più a mettere questa bene. Sì, è già ben coperta la biglia dell'avversario, l'obbligata dell'avversario, quindi non ci sarebbe bisogno. Vediamo cosa sceglie Torrenti, in centrale la Prova ad 13. avvicinare. Ed ora ha due biglie vicino alla buca e la 9 a fare da tappo. Diciamo che, ecco, ora Walter dovrà, penso, provare ad acchittare un po' meglio le sue biglie e attendere l'esito dei tiri di Alessandro per poter vedere se avrà la sua obbligata imbucabile. Anche lui adesso, diciamo, è posizionato abbastanza bene con le biglie della sua serie. Gli rimane quella nera. È solo la 8, l'obbligata che continua. Stando prova un accosto di sponda ben tirato. Gioco coperto, per Franchina. Sì, qui credo che veda o una difficile carambola oppure una sponda biglia per quella più vicina alla buca. Vediamo quale dei due tiri andrà ad effettuare. Prova uno sponda biglia. Peccato. Niente da fare e si centralizza la biglia, sponda e palla e carambola sugli inviti della buca. Per ora un match più tattico che spettacolare. Tanto un altro passo Torrenti l'ha fatto per questo game. E vediamo. La 8 me la spedisce sulla luna.
Proprio la franchina, niente, sta obbligata, è proprio destinata ad allontanarsi sempre di più dalle sue velleità. E ora qui bisogna che Walter si inventi qualcosa, perché Alessandro è nettamente in vantaggio. Vede, di parecchio. Allora, gioca su questo sponda lunga e corta. Non bene. Non tirata benissimo, no. La Torrenti proverà, credo, l'accosto anche di quest'altra biglia nella parte bassa a destra del tavolo. La 9, la posizione. E ok, bene. E ora è a quasi 3 tiri dalla vittoria. Diciamo che si dovrà inventare sicuramente qualcosa di determinante. Franchina, sicuramente posizionare la nera nei pressi della buca per avere ancora speranze di recuperare la partita. La vedo difficile, tanto una biglia in più, ma soprattutto la 8 lontana. Adesso... Bravissimo, bravo, bravo. Vediamo quanto corre questa 8. Sì, molto bravo. La posiziona anche dalla parte giusta del tavolo, dalla parte dove sono posizionate tutte e due le biglie di Torrenti, di modo che ora Torrenti dovrà pensare al tiro, perché tirando piano sicuramente lascerà la battente dalla parte giusta per imbucare le 8. La 9. E la imbuca, bravissimo. Ne mancano solo più 2 per Torrenti. Tiro di precisione, ha preferito anche rischiare di lasciare il tiro a Walter. Questo sponde palla. Ora proverà di calcio. È stretto però. È valido. Ma la prende. No, la prende, è valida. Ma... Sì, la voleva prendere sicuramente, sì, più larga, di prima, alla prima passata. Lascia imbucabile questa nera, ma come dicevamo prima, con la battente sotto la sponda, ecco, questo è l'unico tiro che si può fare piano con la stecca alta. La maledizione dell'obbligata, eh? Si ferma proprio davanti all'invito. Non è neanche cioè non è piazzata benissimo, no. Quella 8, Diciamo che da vicino potrebbe essere facilmente imbucabile, da lontano pelo di biglia per Torrenti che non imbuca, però lì basta solo pensarla e quella biglia finisce in buca la prossima volta. Ecco, da questa posizione sei costretto a tirare piano e quindi non è determinante solo la mira, il buon tiro. Sì, perché poi lascia Torrenti la 14 facilmente imbucabile, poi potersi dedicare all'ultima, la 9. E la imbuca, bravissimo. È arrivata. Un po' schiacciato, sì, vabbè, ma era molto tagliata la biglia, non era semplicissima. Ora probabilmente proverà a tirare la 7 e a posizionarsi per una delle due biglie. Non è facile, ma può chiudere Franchino. O ad agganciare. Peccato. Ha provato ad agganciare la biglia arancione, la 5, per potersela posizionare ed è passato dietro, sì, non fortunatissimo. Però questo rimpallo sulla 4, vediamo. Perché ovviamente la 5 è imbucabile. Forse proverà ad imbucare la 14 con la 4, di modo che potrebbe lasciare comunque la 1 scomodissima ad Alessandro e lui avere comunque delle biglie imbucabili. Vediamo un attimo, sì, penso che quella sia la scelta del tiro. Direi anche ottimamente allora tirata. Imbuca la biglia dell'avversario, ma se la lascia lì e chiude a Torrenti lo spazio per la 9. L'avevi anticipato, non è un errore ovviamente quello di aver imbucato la biglia avversaria, ma perché adesso Torrenti si trova nella difficoltà estrema. Questa biglia non è quasi imbucabile. Ha la rosa di appoggio che potrebbe sfruttare per imbucare la 1. Vediamo se proverà.
La prende dalla parte sbagliata, la doveva prendere dalla parte opposta per poter direzionare la gialla. Sì, un filo grossa poi la presa. Esatto. Questa palla game abortita per poco, però non è finita per Franchina. Assolutamente no. Ha un'ottima biglia di partenza per intanto posizionarsi per l'arancione. Poi in base a come si posizionerà, penso andrà a determinare qual è il tiro successivo. Avete visto, nessun problema in bucare la 4. E si sono ribaltati. Adesso dovrà tirare probabilmente a mettere l'arancione più imbucabile possibile. La può anche imbucare. Adesso risulta corta. Brutta. L'ha tirata corta, infatti gesto di disappunto, perché ora, diciamo, questo è un errore un po' bruttino, perché bastava posizionarla sulla sponda lunga e comunque mettere in ansia Alessandro per tirare questa gialla, che invece ora potrà tirare tranquillamente piano, perché anche la dovesse sbagliare. Anche la dovesse sbagliare in questo comunque, caso la 5 non è imbucabile. Lì bastava a volte, ecco, magari soffermarsi in più. È sempre meglio poggiare la biglia sulla sponda dove poi c'era l'uno di Alessandro, di modo che l'avrebbe lasciata tirabile. La gioca di sponda lunga, Franchina. Eh sì, tiro, diciamo, tra virgolette, della disperazione, perché comunque è un tiro di un alto coefficiente di difficoltà. La gioca forte e la sbaglia. Ed ora... concede la partita. Sa che Alessandro non sbaglierà mai questa gialla, anche perché avrebbe potuto posizionarla dove voleva. Parità. Ha fatto diversi errori Franchina. Sì, diciamo che poteva sicuramente portarla più dalla sua questa partita. Ovviamente poi Alessandro è un giocatore, oltre che fortissimo, anche di esperienza. Sicuramente non si è lasciato scappare l'occasione. Vediamo gli highlights che ci mostra il nostro regista Fabio Calabro. Questo è stato uno dei tiri decisivi, sicuramente l'aver preso subito l'obbligata al proprio vantaggio. Sull'1 pari qui a Bolzano, al 15 palle SD, finali del campionato palla 8 e 15, siamo alla massima categoria, quella dei nazionali. Non l'hanno ancora vinto un titolo di 8 e 15, nessuno dei due, quindi sarà una prima volta per ciascuno. Spaccata di Franchina. Quello massimo credo di no, Torrenti l'anno scorso ha vinto il titolo italiano della categoria più, diciamo, quella più bassa, sotto a questa da... Quella dei nazionali. Quella dei nazionali, sì, esatto. Che Serie A? La Serie A. Quest'anno, diciamo, è stato cambiato un po' il nome delle categorie, non c'è più la categoria dei nazionali, ma c'è una 1 a 2, quindi comunque questo è il titolo più alto, quello della 1, quindi diciamo si può riconfermare ad un livello più alto. Allora, per imbucare Franchina prende il rastrello. E ora proverà subito ad attaccare l'obbligata per poterla posizionare al centro del tavolo. Vediamo, bravissimo, bravissimo. Perché prima gli ha destato tanti problemi. Imbuca non volutamente una biglia di Torrenti, però comunque ottiene due risultati. Uno, posiziona la rossa vicino alla buca, e due, la nera al centro del tavolo, che devo dire è la posizione ottimale, perché la puoi tirare in tutte e due le buche in maniera agevole. L'ha giocata bene, certo, non ci voleva questo regalo, questo cadeau fatto a Torrenti, che sfrutta la 3, la sposta e imbuca di carambola la sua 10. E si alza anche l'obbligata. Ottimo tiro di Torrenti. Va per imbucare la 15 in centrale. E qui poteva essere... già decisa la partita se avesse imbucato questa obbligata. Sì, l'ha presa un po' grossa e quindi niente da fare.
Vediamo se attaccherà questa con questa biglia. O proverà a fare qualcosa di più tattico. Vediamo, probabilmente proverà a posizionare la rossa. E bravissimo, e allontana l'obbligata. Come dicevamo, il gioco distruttivo a volte è più efficace di quello costruttivo, specialmente in questo gioco. Questa è la rivincita di Franchina, che si è dovuto subire nel secondo game, invece il gioco distruttivo di Torrenti, che però restituisce, come vedete, subito il favore. Diciamo lo sgarbo più che il favore, ovviamente stiamo scherzando, ma se la sono allontanate, anzi Torrenti gliela proprio portata verso sponda corta. Franchina sulla 6, giocare in finezza per portarla o imbucarla. La lascia in bilico, come si dice, e lascia la battente in una posizione non proprio comoda. Ben tirata. Sì. Di quelle biglie che bastano uno starnuto nella sala a fianco perché cadano dentro. Ok, Alessandro Torrenti prova comunque a sbrogliare un po' la matassa e a lasciare comunque sempre la battente in una posizione non proprio comodissima. A volte si prova anche ad invitare il tuo avversario a fare dei tiri obbligati che ti possono favorire. Tipo, magari in questo caso Alessandro sperava che lui partisse con la carambola e si togliesse le biglie vicino alla buca, mentre invece Walter prova comunque a portarsene un'altra ancora nei pressi della buca, e ora ha due biglie di partenza, questa 6 con la 2 molto vicina alla buca e la 4 che dalla appena parte opposta. Sì. Poi Torrenti c'è la 15 davvero messa molto male, ma anche Franchina ancora peggio. Secondo me proverà a levargliene una intanto. Ok, in buca, bravissimo. E ora vediamo come proverà ad imbucare questa obbligata. Allora, sulla 15, sull'obbligata. Di sponda, bravissimo, ben tirata. Un calcio di traversino. E quasi la imbuca, bravissimo. Franchina si ritrova anche molto male adesso con la biglia battente attaccata alla sua 4. Prova due sponde un po' cortino, nel senso era buona l'idea perché comunque lascia la battente non comodissima, però diciamo sì, anche si doveva la nera rialzare di più. Esatto, anche la nera non è imbucabile con un tiro solamente, se non con un tiro di sponda. Ma qui c'era la difficoltà di evitare la gialla dell'avversario, cosa che è riuscita. Poi, come dici tu, è andato un pochino corto Franchina. Torrenti, vediamo se forse vede l'obbligata. Sì, c'è la 3 di Franchina di sponda. Ok, non è male, anche può essere imbucata sia dall'una che dall'altra parte. E Franchina invece con la sua 8 non è messo bene. Ricordiamo sempre che con il time, quindi 35 secondi a tiro, non è, diciamo, un'altra difficoltà aggiunta, perché comunque questo è un gioco di molta riflessione. Ovviamente quando si ha poco tempo diciamo che devi sfuggire, riflettere mentre sta tirando l'avversario. Questa è una cosa che devi fare, no? Sì, ma ti possono anche sfuggire magari dei tiri più semplici o più risolutivi, perché quando hai poco tempo sicuramente hai anche poco tempo per osservare il layout e quindi poter opzionare le varie scelte. Intanto Franchina prima ha imbucato la 6 con la 5, adesso Torrenti
e va e ci riesce a imbucare la sua 12 di carambola dopo aver preso la 13. E lascia anche bene la 13, tra parentesi. Ora proverà, penso, a fare l'uscita per la... Bravissimo. Colpo di estrema potenza, forse retrocedere. Un po' corto, bellissimo tiro a cui manca solo un po' di forza, veramente, altrimenti era un super tiro. Infatti, piccolo gesto di disappunto. È risultata veramente... corta, doveva superare la 15 nelle speranze di Torrenti. Avesse fatto 10 centimetri di più, era un super euro tiro. È stato comunque un bel tiro, ma... Beh, intanto la imbuca alla 9. Qua non volutamente, perché comunque assolutamente non penso che Alessandro volesse rimanere solo con l'obbligata, ma quantomeno avvicinare la biglia, e invece adesso o imbuca la battente al primo tiro o la partita si complicherà fortemente per lui, perché Franchina avrà tante biglie da colpire e tante biglie per poter allontanare l'obbligata. Alessandro avrà solo l'obbligata e avrà solo la buca di centro. Ecco, errore. No. E ora qui la partita è tutta per Franchina. Magari ai non addetti ai lavori sembra, diciamo, un'eresia, no? Perché sì, perché ha una sola biglia Torrenti mentre ne ha 5 l'avversario. Ma adesso Walter ha veramente 6, cioè molte, molte scelte. Allora, si va con la rossa. E parte subito con un'imbucata. Ora probabilmente proverà subito a posizionare l'obbligata, la nera. E credo anche proverà anche a coprire, magari con tirando la disprima sulla sponda, proverà anche a coprire, sì, esatto. Tiro riuscito. Avvicina la nera e copre il tiro diretto. Copre il tiro diretto a Torrenti. Vediamo ora quale tiro sceglierà Alessandro per poter risolvere e sbrogliare questa situazione. Ma fidatevi, non è affatto facile a questo punto della partita. No. Alza la stick. Prova un tre sponde. Ma va largo. Fallo. Fallo di Torrenti. È stato bravo Franchina. Sì. E ora qui potrebbe già, diciamo... far ritrovare Alessandro con la gialla davanti alla buca o con l'ultima biglia davanti alla buca da tirare, perché queste tre, le due davanti alla buca e la nera, sono imbucabili. Sfrutta subito la rosa per andare a prendere la 4, per andare a prendere l'obbligata al centro. Si posiziona direi perfettamente. Adesso va la 2, la 1, la 5 davanti alla buca d'angolo in basso, ma si dedica all'obbligata Franchina. Ok, credo che poi proverà ad imbucare la blu, la 2, per potersi poi lasciare. Deve solo stare attento, perché la dovesse imbucare di prima potrebbe anche coprirsi, vediamo. E infatti ha visto anche lui che si poteva coprire e ha deciso di non imbucarla. E comunque, come avete visto, l'ha obbligata, Alessandro l'ha più vista. E sembrava paradossale, perché l'avversario Franchina aveva 6 biglie ancora da imbucare contro l'unica, la sola, l'obbligata di Torrenti. Altro tiro a vuoto. Commette fallo, ancora. Adesso va sulla 2, poi vede anche come posizionarsi per la 5, che sta nella bunca d'angolo in diagonale. Proverà, credo, qui a fare tre sponde per portarsi dalla parte opposta del tavolo. Vediamo se mi sconfessa o tira quello che ho pensato. 1, 2 e 3. Che si è arrischiato Franchina di mandare in buca. Non è un ottimo posizionamento, nel senso che la può tirare tranquillamente piano,
e lasciarsi la gialla tirabile, non gli conviene forzarla perché andrebbe in allontanamento, quindi credo che la tirerà piano, vediamo. Sì. Allora, siamo arrivati all'ultima biglia per Franchina. Sì, preferisce non rischiare, ma trovare comunque un posizionamento diretto per la gialla piuttosto che provare un tiro forzato e magari sbagliare la biglia. Sì, anche perché lascia la battente dalla parte opposta per torrenti. Vediamo questo accosto. La porta vicino alla biglia. Non splendido, era ottimale, eh? Ma no. Diciamo sta dato lungo, anche un po' tranquillo, perché comunque quello obbligato è ancora lì da prima, da quando l'abbiamo detto. Non si è spostato di un millimetro dalla parte bassa rispetto alla linea di mezzeria torrenti. Ora un tiro diretto, proverà di due sponde, lo fa stretto, tirata anche molto bene. Tirata molto bene, vediamo se si è fermata in una posizione imbucabile. Sì. Direi di sì. Ma e adesso Franchina deve andare lontano con quella biglia battente. Oppure pensare di tirarla piano e prendersi il rischio, perché comunque da lì non è una biglia semplicissima da vicino alla sponda, no. Anzi, tutt'altro. Però ma è sempre un rischio. Gliela dovrebbe attaccare a sponda quella biglia battente. Ma è sempre un altissimo rischio. Secondo me proverà a forzarlo. Sì. La gioca forte. Quello di palla, a scappare e a riportare la battente il lato opposto dell'obbligata. Ha pensato più alla battente che ad imbucare la gialla. Ah, qua torrenti prova un accosto. Che non riesce e credo che qui. Questo è un brutto errore. Gli concede la partita. Brutto errore. Sì. Ritorna avanti Franchina. Poteva essere risolutivo perché sicuramente avesse toccato l'obbligata. Gliela nascondeva, quindi. Da biglia in mano avrebbe avuto sicuramente una partita super giocabile, veramente di un millimetro. Vediamo Franchina che comunque nonostante il game praticamente regalatogli dall'errore dell'avversario non è molto soddisfatto. Sì, credo che non siano soddisfatti ambedue del gioco, possono giocare molto meglio di come stiamo vedendo in questa finale. Ovviamente abbiamo detto il panno dalle biglie nuove, l'attenzione della finale, il fatto sicuramente della grande amicizia che li lega, sicuramente per ora diciamo non hanno espresso un super gioco, ma comunque tanto Franchina conduce 2-1. E chi lo sa che non arrivi la sua vittoria. La prima volta che lo si ricorda finalista dell'8-15 era il 2005 per Franchina. Arrivò terzo, si fermò in semifinale, si tennero a Roma i campionati finali. E poi invece l'ultima volta ha vinto una prova. Nel 2018, e quello stesso anno lì arriverà terzo Franchina nella categoria dei nazionali 8-15. Un anno di differenza, 1970 per Franchina, 71 per Torrenti. Torrenti è di professione e giocatore di pool, mentre Franchina ha un lavoro, è impiegato nella team. Sì, Walter Franchina mi aiuta personalmente anche per realizzare il progetto Biliardo Scuola della Federazione, quindi a Roma seguiamo, grazie a lui che ci coordina, 4 istituti superiori dove abbiamo piazzato dei biliardi e facciamo lezione ai ragazzi. Diciamo. Questo è notevole, dove sono questi istituti? C'è il Primo Levi di Roma, istituto scientifico, e poi ci sono... Ora non mi so, c'è il Matteucci che ha due sedi, il centrale e il succursale, dove in ambedue c'è il biliardo, abbiamo fatto il corso. Poi c'è un altro liceo sportivo che ora non mi sovviene il nome. Comunque diciamo si prodiga anche per il biliardo sportivo, veramente una persona in gamba, oltre che un grande giocatore.
Intanto finalmente si cambia, intanto è partito con grande carica agonistica, Torrenti non ha più le strisciate, ma in questo quarto game invece ce le ha lui le piene. Ha fatto una buona spaccata. Sì, ha subito l'opportunità di prendersi la serie migliore e di imbucare subito la l'obbligata. Prova subito a imbucare l'otto, vabbè, va sul e la mette intanto lì nei pressi. Ma come dicevamo all'inizio, è una partita a scacchi, si posizionano le pedine nel modo migliore per poter mettere in difficoltà l'avversario. Ovviamente si assiste qualche volta anche a delle partite simil pool dove si spacca e si chiude. Ovviamente questo, ecco, questa finale è un po', diciamo, tostarella anche dalle condizioni ottimali, devo dire, del tavolo, che sicuramente sembra un paradosso, no? Ma diciamo qualche volta quando il panno è un po' più surato si riesce a controllare più abitualmente la battente. E poi siete confortati dal fatto che non è ovale come sembra con l'inquadratura della camera alta. Esatto. No, tra parentesi, bello anche questo biliardo con le sponde di legno. Sì. Sì, molto bello anche visivamente. Ci avete abituati voi del pocket invece a tavoli un po' più moderni, ma io preferisco il classico, devo dire, dove c'è il legno. Sì, a livello visivo sicuramente è molto più bello. Proprio il mobile è molto più bello. Non so se sei d'accordo con me. Assolutamente sì. Ne fanno anche da pool con questo, diciamo, old style, no? Ok, diciamo sono poco usati per le competizioni. Per le competizioni si preferisce sempre di solito alcune marche di biliardo che fanno, diciamo, delle forme più moderne. Credo anche per ragioni di praticità e di peso sono biliardi gli altri in plastica e più facilmente trasportabili. Visto sì. Che se ne doveste montare solo uno televisivo, è ovvio che sì, può investire più sull'unico, ma visto che è solo uno, quanti erano qui per la finale? 12 tavoli. 12 tavoli. Ma qui ci ospitiamo molte gare, perché comunque tra pool, 8-15, snooker e quant'altro ha più di 30 tavoli, quindi diciamo che già posizionati per le gare hanno, diciamo, un'ottima numerica di biliardi, quindi si possono sostenere anche delle numeriche elevate di partecipanti con pochi giorni a disposizione. Non si trova a suo agio Franchina con le biglie strisciate, come avete visto un errore, se le è spostate entrambi, invece si avvicina la e la imbuca di va prima. Va pure in buca, non si avvicina, si va proprio in buca. La imbuca di prima, ottima. È partito benissimo Torrenti in questo quarto qui gioco. Potrebbe fare male, infatti, intanto si toglie subito l'obbligata. Fortemente segnato questo game per... Vabbè, si è spostata la 2, però... Intanto c'ha la 4 ben posizionata. Se imbucasse questa 5 al primo tiro, potremmo assistere alla chiusura della partita. Fortunatamente per Franchina non è così, perché poi Alessandra avrebbe avuto la blu con l'appoggio della biglia di Franchina per l'altra buca, e la 7 è già subito posizionata per la gialla, quindi sì, era praticamente chiuso se imbucava questa. Se avesse imbucato questa erano problemi seri. Così ancora è recuperabile, però Franchina non gliela deve più lasciare la battente vicino a sponda lunga da dove sta tirando. No, assolutamente no. Adesso non è un problema, perché ovviamente la 9 la manda in buca. E adesso si può dedicare alla 11. Sì, penso che proverà a tirarla con l'appoggio per ottenere due cose, sia l'imbucata della 11 che sia spostare la biglia, esatto, di Torrenti. Brutta esecuzione, buona l'idea, però guarda la 15. Qualcosa ha ottenuto. Sì, qualcosa ha ottenuto. È stato fortunato, Non condivido l'idea di giocarla così forte. Allora, andava spostata la 5 di Torrenti, quello sicuro. Però intanto non ha imboccato la sua numero, la 11. Andiamo a provare a forzare Alessandro per portarsi da quest'altra parte del biliardo. Allora. Oh, beh. Prende la buca, ma non pulitissima, e quindi la biglia viene sputata fuori.
Vediamo. Prende i due ossi. Veramente errore di pochi millimetri. E qui giochiamo sulle buche strette, ricordiamo, sull'8 e 15. Beh, credo che questo gioco e la piramide russa siano quelli che hanno, diciamo, la minor differenza tra ampiezza della buca e grandezza della biglia, cioè sono i due giochi dove è più difficile in assoluto al mondo imbucare. Quando ci vedremo a Treviso vedremo gli inviti più larghi delle buche. Sì, ovviamente il pool è un gioco differente, è certamente più facile l'imbucata, diciamo è un po' più difficile tecnicamente, nel senso che comunque ci sono dei tiri obbligati da fare, specialmente quando si fanno giochi di sequenza, e quindi se non si ha una tecnica sopraffina, diciamo che è proprio difficile giocare. 8-15 sicuramente giocata ad altissimo livello, ha le stesse peculiarità, ma consente anche di essere competitivo se sei anche un buon tattico. Cosa che intanto è già riuscita a Torrente, perché è partito bene in questo quarto gioco. Infatti vedete l'indecisione di Franchina. Viene chiamato il tempo. Sì, chiamato il tempo. Ha provato a smuovere un po', diciamo che ecco. Non mi è proprio andata bene, anzi, per niente bene. No, gli ha messo la 7 proprio davanti. Forse ci passa, anche se viene leggermente chiusa dalla sua 14. Credo che non abbia il tiro diretto Alessandro Torrenti, ma si è impallato dalla blu. Sì. Altrimenti sicuramente avrebbe tirato sulla marrone, sulla 7. Vediamo così invece che cosa sceglie di tirare. Ah, tira la 2 di due sponde. La sfiora. Ottima soluzione sarebbe stata anche questa decisiva. Se avesse imbucato, si sarebbe trovato due biglie di fronte alla buca e la 1 comoda. No, la scelta era ottima. L'ha presa solo un filo grosso. Proverà probabilmente con la bianca. Vediamo Franchina. Ah, ok, bravissimo. Tira una carambola. Allora imbuca la 14 e lascia la 12. Cioè tocca la 12, imbuca la 14 e lascia la 12 lì davanti alla buca. Non è riuscito a spostare la biglia di Torrenti, ma... Prova a portare la 11 in avvicinamento. No, non mi è piaciuta per niente questa soluzione, dico la verità, perché ha lasciato campo super libero a Torrenti. Sì, ha badato soltanto a posizionare la biglia obbligata, ma... Forse voleva posizionare... Un errore tattico. Sì, voleva posizionare male la 5, ma avendo ciccato il tiro ha lasciato veramente super campo libero. Di potenza, la 5 in centrale. Vediamo. Un bravo ironico detto a se stesso, perché come abbiamo visto non è proprio lì che voleva posizionarsi, no. Però fortunatamente si lascia per una carambola. La 2 sulla 7. E l'ha giocata bene, a momenti imbucava tutte e due. Ed ora deve solo andarsi a posizionare, probabilmente sfrutterà l'appoggio della 12. 12, 11 e si posiziona abbastanza bene, forse un po' fortunatamente, perché credo che l'impatto con la 11 non fosse previsto, però comunque tiro decisivo, sì. Per portarsi sul due pari. Tiro di chiusura del quarto gioco per Torrenti. E c'è. Due bravissimo, pari. Bravissimo. Ma questo l'ha determinato sin dall'inizio Torrenti, sin dalla spaccata. È stato costruito bene. Intanto in qualcuno degli altri tavoli, come vedete, c'è un bel risultato che viene sottolineato dall'applauso del pubblico. Sì, si stanno giocando le finali delle altre categorie A2, B e C.
Mi sembra di capire che qualcuno abbia terminato la sua finale. Mi sembra proprio di sì. Due pari e si va al meglio dei sette. Sette giochi. Due volte avanti, Franchina. Due volte raggiunto da Torrenti. Questo è stato un tiro ben eseguito. Molto bello. Con una rimanenza forse un pizzico fortunosa, però insomma uno se lo costruisce, la bellezza del gioco. Ed ora per il titolo italiano è come se fosse una miniserie al meglio delle tre. Il primo che vince due spaccate, sul due pari. Vediamo, sicuramente questa spaccata sarà decisiva, perché comunque portarsi ad una dal titolo anche psicologicamente è un buon vantaggio, mentre chi perde questa spaccata sa che non potrà più sbagliare. E vediamo la spaccata di Franchina, dove c'è anche una biglia imbucata. Giampò e buona singa al tavolo, grazie. Allora, apertura valida. Ritorna alle biglie piene Franchina. E imbuca subito la 6. Rischia con la biglia battente. Qualche volta difetta un po' di controllo della battente. Stavolta è stato fortunato, ma come vedete è mancato nulla perché la imbucassi. Quindi fallo e biglia consegnata libera all'avversario. Prova un accosto ad avvicinarsi le sue biglie, tanto per costruirsi il gioco. Sì, l'ha giocata così, la 7 sulla 4. Allora, cercava di imbucare, sì, la 12, ma anche bravissimo di spostare la 15. Bravissimo per la rimanenza, non tanto per aver ottenuto quello che secondo me era nei suoi pensieri, ovvero sia alzare la battente, però comunque alzare l'obbligata, però comunque la bianca l'ha messa sicuramente dove voleva e ha lasciato un tiro unico a Franchina, che comunque intanto si accosta alla sua biglia. Vediamo se opterà per la biglia 10 o per la, penso tirerà prima la battente, cioè l'obbligata, ok, la prova a tirare al centro. Ah, peccato, ottima esecuzione, veramente anche qui errore millimetrico. Si è preso anche lui come Franchina prima un bel rischio, perché ora Franchina ha la biglia di partenza e la nera subito, che può tirare sfruttando l'appoggio dell'obbligata di Torrenti. Quindi sicuramente può ottenere due cose, sia imbucare la sua, sia comunque allontanare la... Splendida occasione quindi per Walter Franchina. Detto, lo stesso rischio che si era preso Franchina nella spaccata precedente, se l'è preso Torrenti, per pochi millimetri ha ciccato l'imbucata e ora subirà. Non imbuca, ma comunque ottiene di allontanare l'obbligata di Torrenti. Sì, in realtà non era semplice. No, per niente. L'unica cosa, l'ha giocata un po' forte. Beh, sì, ha pensato ad allontanare il giusto. Il 15. La 15, sì. Torrenti sulla 12. La mette davanti alla buca. E qui gli lascia un appoggio per la 5. 5 sulla 12 per Franchina. No. Non è fortunato. Non coglie l'appoggio. Avrei rischiato un po' di più qui, magari avrei provato a fare un'uscita un po' più azzardata per poter subito tirare. Sì, anche perché poi è corto. Vabbè, non ha imbucato e quindi non può tirare e passa il gioco a Torrenti, però...
non gli lascia campo aperto, ma comunque sembrata un'occasione che poteva sfruttare un po' meglio. Probabilmente Torrenti proverà ad imbucare la biglia di Franchina, vediamo, può mandarla via da davanti alla buca. Allora, la 10. No, tira la 10, prova a mandare via l'obbligata, ma non riesce e addirittura si porta con la battente a centro tavola. Secondo me è un tiro mal riuscito. Sì, perché l'ha posizionata bene per Franchina. Allora, guarda la 2, ma non c'è spazio, ci servirebbe un'inquadratura migliore per capirlo. No, lo spazio credo ci sia. Eh sì, da come si posiziona ovviamente c'è il passaggio. C'è. Tra le due biglie di Torrenti, però spigola. Questo è un brutto errore, Franchina. Sì. Ha provato ad attaccare la biglia 2 per potersi posizionare al meglio per la nera. Torrenti. Allora, imbuca la 9. Bene, ben giocata. Anche la rimanenza della battente. Rivediamo. Bravissimo. E ora proverà a restituire, sempre come dicevi tu, lo sgarbo. Direi bello. Ben riuscito. L'ho giocato davvero molto bene. Quella 15 è imbucabile. E ora, visto come con un paio di tiri si può rovesciare la partita, questo è il bello di questo gioco. Franchina poi ha difettato in qualche controllo della battente, vediamolo adesso. Spigola anche lui. Questi sono errori che non deve permettersi, non si dovrebbe permettere. Anche perché, avendo imbucato la 2, adesso si poteva dedicare alla 7. Poi c'è la 8 da giocare per riportare eventualmente di nuovo via la 15 di Torrenti. Si stanno disputando la buca centrale. Torrenti in buca, ma con l'appoggio. Sì. Beh, l'ha giocato con l'appoggio, però è ovvio che poi finisci per allontanare la tua 15. Credo che proverà ad avvicinarla. Ok, la alza e lascia la battente scomoda. Sì. Ovviamente è giocata così per coprire la battente a Franchina. In realtà Franchina forse al passaggio credo che proverà a tirare la nera. Sì, sì. Ottimo, ottimo, ben tirata, veramente ben tirata. Sì, questa è già stata ben giocata. Comunque costringe Torrenti a tirare questa biglia, non so se forzatamente o... Tiro tutto biliardo per Torrenti. La 13. Brutto, che riesce di nuovo fuori dalla buca. Errore. Ed è si è anche, tra virgolette, salvato parzialmente, perché poteva ritornare da quest'altra parte del biliardo e far cominciare Franchina con la sua obbligata. Mentre invece sarà costretto ad usare la biglia davanti alla buca, probabilmente tirerà una carambola. Tira addirittura di sponda. Sì, l'ha presa dalla parte giusta. Sì, forse vedeva anche forse da qui ci inganna la visuale. Mi sembrava che la 5 fosse imbucabile per come partenza, però forse mi ha ingannato la visuale. Tanto mano d'appoggio dietro la biglia di Franchina,
Quindi un pizzico di difficoltà per Torrenti, tiro tutto biliardo, sposta la 3, mette la propria 10 davanti alla buca d'angolo. È situazione ancora complicata per entrambi i giocatori, eh? Mentre Torrenti era stato abilissimo nel gioco precedente, il numero 4, a indirizzarlo da subito dalla spaccata in una direzione. Poi avrebbe anche potuto perderlo, ma l'aveva indirizzato subito bene, qui invece è gioco più complesso, un pochino più disordinato. Tiro tutto biliardo ancora per Franchina. Di sponda, credo tiri la nera. Buonissimo tiro, perché comunque lascia, sì, credo, no, che Torrenti proverà uno scarico di calcio tirando. Non gli è riuscita perfettamente. No, l'avrebbe dovuta prendere piena per poter mandare la nera lontana, invece lascia la nera. È stato fortunato Franchini in questo caso, perché non era stato perfetto prima. No. Era buona l'idea, ma aveva lasciato poi lo spazio di tiro a Torrenti. Ora la sua nera imbucabile, con un buon tiro di finezza. Ottimo tiro. E ora si trova in vantaggio. Beh, qui può chiudere, eh? Si sta posizionando meglio. Tanto c'è da levare la 3, la 5. E poi lavorare queste due biglie. Diciamo, sì, ancora è una partita aperta. Sicuramente adesso in leggero vantaggio. Allora, 4 biglie. Gioca con forza moderatissima. Con il rastrello, perché si trovava a battere con la biglia ben al di là della linea di mezzeria. Allora, sembra non dedicarsi alla 5 subito, Franchina. Non gli piace questa 5. No. Allora. Bravissimo. Oh, bravissimo. In buca la 2. In buca la 2, sicuramente qui la situazione si fa tutta a favore di Franchina. Ma si era già visto da due tiri fa, che questo quinto gioco. Ha provato ad imbucare con la battente la 5 di carambola e nello stesso tempo lasciarsi la 7 tirabile. Tiro intelligente, molto, ma non riuscito. Non è stato fortunatissimo. Può giocare di carambola la volta successiva. Comunque le due biglie sono ancora indirizzate. Sempre un due sponde di Torrenti. Sempre questo anche ben tirato. Ah, peccato va lungo. Peccato lungo per Torrenti. E qui penso andrà con la bianca sopra. Tirerà forte con la battente ad andare su quelle due palle. Vediamo. E così è. E c'è. In buca la penultima, la 5. Vediamo dove si posiziona la marrone. La 7, la sua ultima. Ebbene, è andata bene. È il tiro di chiusura per riportarsi avanti, Walter Franchina. Sospiro, deve calmare la respirazione adesso Franchina. Palla del quinto gioco per riportarsi su in vantaggio 3-2. La buca è già stretta, a questo punto si restringono ulteriormente, ma non può lasciarsi sfuggire questa occasione e non se la lascia sfuggire. E c'è solo più la 1, posizionata bene la biglia battente. Il 3-2 portata di mano, anche un tiro non comodissimo, si deve stendere sul tavolo, ma ampiamente la portata di Walter Franchina. Gioca con forza moderata e non in buca. E la mette comunque. Sì, mette lì davanti alla prima palla del game abortita, ma comunque. Questa è una partita da una su mille, diciamo.
praticamente nelle mani di Franchina dalla disposizione delle biglie. Ora Torrenti fa un tiro di attesa, sperando in un errore che lo riporti in partita. Franchina credo che abbia tirato un po' corto. Vediamo se... No. E come dicevamo, Torrenti sperava proprio in un errore di Franchina per poter... Peccato, mancava poco. Eh già. 10 in buca. Ok, si posiziona per provare a sostituire la sua biglia, sicuramente ad allontanare la gialla dalla buca. Cosa che riesce? È l'ultima biglia di Franchina, a questo punto ha il passaggio occluso della biglia di Torrenti. Credo che proverà a tirare la gialla, fare la biglia di Torrenti e lasciare la battente attaccata, perché comunque, vediamo se è così, sì, ricordiamo sempre che comunque Torrenti ha ancora una biglia un po' distante dalla buca e la 15 non proprio imbucabilissima. No, al non centro. Proprio, non proprio. Quindi Torrenti adesso si trova anche nella poco simpatica situazione di, oltre a pensare alle sue, che deve tenere lontana la biglia battente, se è possibile spostare anche quella numero 1. Troppe cose. Gli viene chiamato il tempo, chiede l'extension di altri 35 secondi, perché questo è prima volta nel match, questo è veramente un tiro decisivo. Torrenti. Gioca forte. Super e riesce a imboccarla. Bella. Quindi primo problema risolto. Ora veramente con un super tiro. Ora resta quello più gravoso. Sì. Però si porta in chiusura. Ha ribaltato completamente la situazione. Da che Franchina aveva la possibilità del vantaggio, adesso è Torrenti. Sarà a tirare pianissimo e sperare. E c'è. Super imbucata. E c'è super. La chiusura. Alessandro Torrenti ha ribaltato le sorti di questo quinto gioco. Pesa molto questa gialla. Ma è facile, è facile. Dal possibile 3-2 Franchina al 3-2 Torrenti. Applauso del pubblico. Questa fa male. Sono quelle che tagliano le gambe. Questa se l'è buttata proprio via, Franchina. Sì, però bisogna anche dire che Torrenti ha fatto una super chiusura. Veramente. Bah, quell'ultima, la penultima biglia è stata eccezionale. Davvero eccezionale. Diciamo che Franchina la poteva chiudere prima. Sì, diciamo era molto sereno, perché veramente questa è una partita da una su mille che la perdi. Ma quando si gioca con dei giocatori di un certo livello può succedere anche questo. Allora, in spaccata Alessandro Torrenti, che si è appena portato in vantaggio per la prima volta, sempre stato costretto ad inseguire. Ricordiamo triangolo con il vertice inferiore la biglia che deve essere imbucata per ultima, cioè la numero 1. Non ci sono biglie in buca. Un gioco non bellissimo, sono no, tante, un po' chiuso, tante biglie nello stesso lato del biliardo. Vediamo più che altro come Franchina reagirà al game precedente, che detto, fa parte di quei game che ti tagliano proprio le gambe a livello mentale. Vediamo un attimo. Vediamo subito come inizia questo sesto game. Provato Torrenti a tenersi le strisciate. Invece
invece gioca Franchina, che va a imbucare la numero 14. Una buona partenza. Quindi strisciate per Franchina, piene per Torrenti. Sì, partito bene. Anche se lo vedete, il gioco non è bellissimo. No, molto chiuso. 8 e 15 poi sono lontane. Adesso va per la 13 e la imbuca. È partito bene Franchina. Eh sì, due ottime imbucate. Questa tutto biliardo, veramente di coefficiente di difficoltà alto. Vediamo se proverà ad alzare subito la sua biglia obbligata oppure farà un tiro di accosto della 11. Vediamo che passaggio ha. La 11. E passa. E accosta, come dicevamo. Credo ora subito Torrenti proverà a sfruttare l'appoggio della biglia 11. Cambia mano, ha tirato con il sinistro, mi sembra. Infatti l'esecuzione ne ha un po' risentito. Va molto lunga la biglia battente Franchina. Gli ha portato via la 11 ed è bravo, passa e momento in buca. Doppio e centralizza tiro. Anche la 15, un bel tiro di Franchina. Doppio tiro. Eh beh, sta reagendo bene, anche perché non ha altre chance che dover reagire, perché deve per forza aggiudicarsi i prossimi due giochi, gli ultimi due. E Torrenti imbuca la biglia avversaria di proposito e lascia la bianca scomoda per qualsiasi tiro debba fare Franchina. Ha questo tiro lungolinea, vediamo, lo tira di misura. Diciamo che comunque non lascia tanto campo libero a Torrenti, che vediamo se proverà ad alzare la sua obbligata. Scusa, è stato un pizzico fortunato. Sì. Non è la sua intenzione. Cioè, è la sua intenzione lasciarla così. Sì, attaccata, diciamo. Gli è andata meglio di come l'avesse impostata. Viene chiamato il tempo. Sì. Sono passati 35 secondi, non viene chiesta l'extension. In buca con la 4, sfiorando la sua numero 6. E in buca anche la 3. E si posiziona per l'obbligata. Per la nera. Sì, un bel controllo questa. Qui potrebbe anche imbucarla. Sì, penso che proverà a sfruttare l'appoggio dell'obbligata di Franchina. La prende un po' piena. Sì. E si lascia sotto stessa esecuzione da parte di Franchina, che ora proverà a tirare la 9 con diciamo l'appoggio della nera e ad allontanarla dalla buca. Cosa che Franchina fa abbastanza agevolmente. Sì. Di nuovo molte lontane le obbligate dalle buche centrali. Ricordiamo che quando si imbuca la propria biglia obbligata, poi si obbliga anche l'avversario a imbucare la propria dalla buca centrale contrapposta. Certo. Vediamo quale opzione ha lasciato a Franchina, sempre sotto sponda, sempre sì. Scomodo. Sì, non tiro semplice, deve alzare la stecca Franchina. Prova a tirare di calcio, ben tirata, veramente. Niente ben tirata. Niente male. Sì, anche perché era veramente scomodo per eseguire questo tiro. Niente male. Si esalta nei tiri difficili Franchina. Va sulla 2 Torrenti. Niente.
Ed ora lascia una grossa chance. Eh sì, qui doveva imbucare Torrenti, non l'ha giocata bene. Franchina sulla propria 15. Bravo, e la imbuca? Bravissimo, bella. Bravissimo. E qui, diciamo, si può portare sul tre pari. Eh sì. Allora, intanto la 12 è molto ben posizionato per imbucarla. Imbuca d'angolo in basso a destra. Bravissima, la imbuca. La fa bene. Proverà, penso, a spostare la 10 da quella posizione che la rende inimbucabile. Quindi proverà a renderla imbucabile spostandola da quella posizione. Ancora alzare la stecca con biglia battente quasi attaccata a sponda. Bravissimo. Tira a portarla dalla parte opposta del tavolo, dove non sono presenti biglie di torrenti, e quindi sa che avrà campo libero per poi poterla acchittare ed eventualmente imbucare. Allora, la 7 sulla 2, la 2 entra in buca, la 7 rimane abbastanza davanti. E qua. Ottimo tiro. Dovrà tirare, ricordiamo, dalla buca opposta. Sì, non può imbucare perché è chiusa, a parte che è chiusa dalla 9 ovviamente, però in ogni caso deve giocare su sponda lunga e imbucare dalla parte opposta Torrenti. Prova, ha provato a tirare un traversino con sponda e appoggio della 9 di Franchina per ottenere due cose: uno, allontanare la 9 e ci è riuscito, e due, portare la 8 in buca. Questo non gli è riuscito, ma comunque l'ha posizionata al centro del tavolo. Mi sembra che la scelta obbligata qui sia portare il 9 nei pressi della buca, o proverà a tirare il 10 di sponda. Bravo, anche questo non la mette proprio. No, non l'ha messa proprio bene. L'attaccata sponda un po' centrale, sponda corta. Torrenti sulla 5, che anche se ha, diciamo, più biglie, direi che le ha leggermente meglio posizionate. Anche l'obbligata comunque è aperta, diciamo, è al centro, non vicino alla buca, ma comunque si può uscire tranquillamente con le biglie della propria serie per poterla tirare agevolmente. Quindi, diciamo, deve stare attento Walter, che non può più sbagliare. Allora, l'unica ben posizionata è questa, la 9, non ottimo, discretamente. La gioca in buca centrale contrapposta. Mi sembra che l'abbia tirata ottimamente, perché ha ostruito la buca a torrenti. Ora credo, così a grandi linee, credo che Torrenti proverà o a tirare un calcio per poter colpire la sua nera, spostare la 9 e lasciare la nera imbucabile. Vediamo se è quello che sì, sembra che vada a optare per quello. Sponda corta per Torrenti per toccare. No. La prende dalla parte, diciamo, sbagliata, se vogliamo, perché lascia la 9 imbucabile e l'uscita naturale per la battente verso l'altra biglia, che è la 10. Occasione per Franchina. Ultime due biglie strisciate e poi ce l'ho una. Di potenza. Bravissimo, di colpo a retrocedere. Si posiziona. Bella rimanenza. Assolutamente sì. Ci pensa, visto che prima
quello che gli è successo vorrebbe evitare che si ripetesse. Infatti, adesso oltre a imbucare è assolutamente possibile la 10 e la rimanenza della battente per imbucare la 1. La gioca Cade. piano. Può chiudere. Può chiudere Franchina e andare alla bella. Tiro importantissimo, per la parità e per la Qui ha due prosecuzione. opzioni, o tirare nella buca che è a dritta, oppure non rischiare e provare a mandare via l'obbligata dal centro. Vediamo quale delle due. Ah, Questa. ok, ha provato a. La gialla direi che non, la 1 non si è posizionata proprio in maniera ottimale. No, no, ha rischiato anche con la 8 di imbucarla. Potrebbe essere una scelta che potrebbe pagare questa. Ha lasciato comunque campo libero a Torrenti. Parte comunque con una buona imbucata. Via la 7. Adesso è la volta della 5. Bravissimo. Bravo. Qui, se si fosse staccato un po' dalla sponda, sicuramente Torrenti avrebbe scelto di poter uscire e andare a tirarsi la nera. Essendosi messo non proprio comodamente con il ponte, con la mano, ha preferito fare un tiro di attesa. C'è solo più la 1 per Franchin, ma ben difficile da quella posizione. Anche questa ottimamente tirata, ottima scelta. Tira più che a imbucare, a allontanare la nera dal centro e a mettere la 1 in maniera, diciamo, che ostruisca il tiro. Vediamo Torrenti. Un filo corto. Sì. E qui deve solo scegliere quale buca si sente più distinto, o la sinistra o la destra. Palla del game per Franchina. La deve tirare bene, perché comunque Torrenti ha una biglia vicino alla buca. La tira in alto a destra, Walter Franchina. Vediamo la gioca della forza giusta. Vediamo se E la arriva. posiziona come prima, ma penso che ora, diciamo, trema, nel senso dopo la chiusura prima di Torrenti. Se vogliamo, questa di ora è più facile di quella di prima. Sì. La O meno 8 per difficile. Torrenti non è piazzata però splendidamente. C'è ancora un'extension a Torrenti. C'è da pensarci. La situazione è piuttosto difficile. È davanti alla buca la biglia 6, la verde, ma poi invece l'obbligata non lo è per niente piazzata bene. E qui, diciamo, era il facile, è fatto. Ora viene il difficile. Difficilissimo questo. Ah, prova una difesa. Credo che sia andato leggermente lungo così ad occhio, però vediamo se dall'inquadratura riusciamo a capirlo. Credo che la veda, credo che la Credo veda. che Ha la veda, sì. provato Franchina. una copertura che sicuramente sarebbe stata decisiva. Alla chiusura, Franchina. Tiro della parità. La gioca. Stecca alta, biglia battente vicino a sponda. Biglia della La tira parità. piano.
Bravissimo. Ed è giusta, 3-3, si va alla bella. Visto di quanto è passata vicino alla nera, veramente ha rischiato di non vederla veramente per millimetri. E ovviamente di commettere fallo. E andiamo, come era facilmente prevedibile, era piuttosto equilibrata nelle previsioni, questa finale all'ultima. La semifinale Franchina aveva vinto contro Ischitta 4-2, mentre Torrenti aveva avuto la meglio di Bazzana per 4-1. Direi un degno epilogo, una partita abbastanza equilibrata, quindi diciamo la bella è il giusto epilogo. Peraltro poi invece in semifinale entrambi erano già andati alla bella. Franchina aveva vinto 4-3 con Diego Carta, invece Torrenti aveva avuto la meglio al settimo e conclusivo game con Alex Imperioli. Beh, visto che ci approssimiamo al gioco conclusivo, quello che decreterà il campione italiano, vogliamo dare un po' di cifre di queste finali della pool 8 e 15, quanti giocatori partecipanti? Erano circa 140 finalisti delle varie categorie da tutta Italia, si qualificano ovviamente in percentuale in base alla partecipazione da ogni regione che partecipa e diciamo... Sono stati 4 giorni di gioco, dalla mattina alla sera, quindi comunque anche chi sta qui disputando la finale sono 4 giorni che è impegnato nelle manifestazioni, quindi anche la stanchezza mentale e fisica si fa sentire. Una bella struttura, come possiamo vedere. Sì, cioè sono quasi 2000 metri diciamo, di puro biliardo, quindi sicuramente è molto ospitale per questo tipo di eventi. Ricordiamo, il pool 8 e 15 viene ospitato all'interno di una struttura alberghiera bella, anche quella, spazi ampi, però ovviamente lì va ricostruito ogni volta. Sì, diciamo il pool anche per questioni climatiche, perché a volte diciamo giochiamo a giugno, luglio inoltrato, preferiamo giocare magari in location climatizzate con spazi ampi, quindi sì, allestiamo quest'anno dentro al BHR di Treviso, che già ci ha ospitato più di qualche volta. Ovviamente sì, bisogna costruire praticamente una struttura da zero. Portando quanti biliardi? 20. 20, sì, è un bel lavoro, infatti diciamo ci vogliono 2 giorni interi pieni di montaggio, sì. Allora, vediamo se Franchina riuscirà per la prima volta a scrivere il proprio nome nell'albo d'oro del vincitore del campionato italiano 8 e 15. Questa è la coppa che spetta al vincitore. È stato chiesto il time out. Beh sì, comunque siamo quasi alle 2 ore di match, quindi ci sta anche. Ricordiamo che i giocatori hanno diritto ad un time out a testa durante il match di 5 minuti. E poi ci si gioca tanto, questo è l'epilogo, no? Il momento più importante. Tanto sul terzo gradino del podio ovviamente possiamo già scrivere Stefano Bazzana e Salvatore Trischitta. Sì, Trischitta, un grandissimo giocatore della regione Sicilia. Quest'estate ha vinto anche un grandissimo Open dove praticamente c'erano tutti, ma veramente tutti i più bravi della disciplina. Bazzana, non neanche a dirlo, è una leggenda di questo gioco, diciamo pluricampione italiano e ospite di casa, perché comunque è il presidente della SD dove ospitiamo queste finali. Sì, Bazzana è proprio di Bolzano. Uno dei giocatori, come dicevi tu, più rappresentativi e più vincenti. Epilogo, spaccata di Franchina. Non è male. Bianca diciamo abbastanza centralizzata e bile abbastanza aperte. Può partire con questa marrone in buca centrale, la 7. E poi avrebbe la 8 già un po' più centrale rispetto alla 15, se gioca sulle piene, cosa alla quale ha dato la prevalenza in questa finale Franchina. Ovviamente è un caso, ma... Eh sì, e sono ancora le piene per Franchina. Nomino sempre le biglie per colore perché magari non addetti ai lavori, diciamo se dicessi i numeri non saprebbero individuare quale biglia è, no? Invece sì, in realtà dovremmo magari... appunto dirle tutte e due, no? Che la 7 o marrone, dirle entrambi, ecco.
Ora va per la 2, la blu. Ottima partenza di Franchina che ha ben spaccato, già imbucato due biglie. E siamo sulle piene ovviamente. Dal posizionamento credo che vada all'accosto della biglia numero 3, la rossa. Sì. Sì. Prova a mettere un tappo a due biglie di torrenti, la 14, quella verde, la blu, la 10. Cosa che ha fatto bene. E qui credo che Torrenti provi direttamente ad alzare la sua obbligata, no, prova prima a tirare la 11, buca e si posiziona in maniera migliore per tirare questa obbligata. Palo. Molto bene. Hanno fatto una buona collezione di pali, diciamo, in questi tiri di sponda dall'inizio del match. Comunque ben posizionata per Torrenti. Direi di sì, però comunque... Ah. Certo, adesso scopo di Franchina è di portarglielo via, quella è una buona posizione. E cosa? Che avviene subito. Ottima sostituzione, adesso ha messo le biglie al contrario, le sue di fronte alla buca, di angolo, torrenti e la 3 spostata dietro. Però credo che abbia lasciato l'obbligata imbucabile, non volendo, vediamo, eh sì, no, no. Per un pelo, anzi un po' fortunato anche qui Alessandro, perché comunque avesse lasciato... qualche centimetro più là la battente avrebbe avuto Walter l'imbucata facile e agevole al centro. Anche se in realtà dalla camera alta sembrava che ci potesse provare, però è ovvio che lui sul tavolo la vede meglio. Sì, beh, se ha tirato così sicuramente non la vedeva il pieno di biglia per poter tirarla in buca. Dalla disposizione direi così, occhio e croce, che è leggermente in vantaggio Franchina, leggermente. Beh sì. Direi di sì. E anche la 8, come vedete, meglio posizionata. Franchina gioca sulla 8. Ottima finezza di biglia. Non credo che volesse imbucarla, ma proprio avvicinarla, perché comunque non c'era proprio lo spazio per far entrare la nera. Sì, in effetti rivista con la camera alta, quella 4, levava spazio per il passaggio della 8. C'è quel centimetro in più. Torrenti imbuca la 12. Proverà a fargli fare bye bye, a mandarla, diciamo, in una posizione non imbucabile. Vediamo se ci riesce, un tiro delicato, deve stare molto attento, specialmente ora sul tre pari. Ai 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 ai. Potrebbe essere l'errore decisivo. Cicca la nera, prende la 4 che è subito dietro. Si è complicato la vita. Cerca di centralizzare la 6 per imbucarla nella buca d'angolo. Sì, lasciarsi una biglia per poi andare ad attaccare la nera. Ora Torrenti prova a fare un gioco, se vogliamo, ostruzionistico.
Ma comunque credo che abbia lasciato la 3 imbucabile, la rossa, al centro. E se cade la rossa, si troverà la battente molto comoda per la nera. Per fortuna di Torrenti non riesce al primo tiro. Allora, Torrenti può giocare di carambola. Credo che proverà con la bianca ad andare a togliere. No, no. Gioca la Ottimo. 14 sulla 10. E direi anche ottima rimanenza Sì. perché E veramente lascia poco e poi gliel'ha incastrata la biglia battente. Ottima davvero rimanenza per Torrenti. Tocca l'arancione, la 5. Ancora a giocare sulla 14 di carambola sulla 10. Tiro fortissimo, imbuca la 10. Credo che volesse provare ad alzare la propria obbligata, altrimenti non avrebbe avuto alcuno scopo nel tirarla forte. 9. Sposta la 8 però dall'altra parte, quindi. E qui direi che ora indubbiamente è in vantaggio Franchina, perché ha comunque una 6, questa verde, Facile. per poterla. E la tira un po' pianino. Piano. So, più di una volta ha sbagliato la misura. Un tiro abbastanza semplice di Questo accosto. decisamente. Lascia ancora la biglia incastrata a Torrenti a Franchina. Sì, però come dicevamo prima, questa è veramente una partita difficile per Torrenti. Ha le 3 biglie da imbucare, tutte ostruite qui dalle biglie di Franchina. E comunque difficilmente Franchina gli lascerà tirare la sua 15, la biglia obbligata, direttamente. Quindi andare a imbucare. Prova un accosto, ottimamente tirato. Che ha fatto il filmato l'arbitro nel caso avesse commesso fallo. Sì, per riposizionare le biglie nella stessa, più che altro è una foto, credo, per Sì, una riposizionare le foto. biglie nella stessa posizione, perché comunque questo potrebbe essere decisivo, il posizionamento millimetrico delle biglie. È stretto, un filo stretto. Filo stretto e lascia comunque l'obbligata tirabile. Qui Franchina ha l'opportunità veramente di andare in netto vantaggio. Tira la sponda. Non credo che tirasse direttamente la nera. Ok, la porta è in avvicinamento e lascia la battente, come possiamo vedere, in linea con tutte le biglie che però non sono imbucabili perché la buca è ostruita. Qui credo che Brutta situazione per Torrenti. sì, ha Guarda provato a l'ha aperto. smucchiare un po' le Ah, biglie ci è ed riuscito. ottenere Ci è riuscito. un po' di respiro, diciamo. Non centralizza tanto la 6, eh. No, penso che abbia pensato più alla bianca, a lasciarla sotto la sponda. Ottimo gli prende un kick, sorta di vuoto di biglia.
bene a Torrenti. No, 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 no. Per niente bene questa rimanenza. Anche se la situazione non è facile per nessuno dei due. No, però indubbiamente. Sì, sì, Franchina è in vantaggio. Cerca di centralizzare la 8. Così ad ogni tiro Torrenti è obbligato a trovare una soluzione estrosa, perché comunque non ha nulla di imbucabile. Necessità aguzza l'ingegno, si dice, per cui... Infatti fa un tiro di attesa. Non lascia niente di che. Tira 5 è chiusa dalla 4. Bravissimo. Oh. Soluzione di carambola. Super tiro. Finalmente si sbroglia un po' la situazione con tutte quelle 5 biglie affastellate intorno alla buca d'angolo. Con un tiro ha ottenuto 3-4 tiri di vantaggio, perché ha imbucato la sua biglia, si è messo per l'obbligata, ha coperto la biglia di Torrenti con la gialla e si è posizionato in maniera ottimale per il continuous della serie. Questo è un tiro decisivo. Allora, si va a imbucare l'obbligata. Oh, spigolata. Brutto errore, secondo me, a mio avviso anche brutta scelta, perché comunque lascia l'obbligata dritta a Torrenti per l'imbucata. Eh sì. Veramente brutto errore. A questo punto può imbucare davvero l'obbligata a Torrenti, da che era costretto a inseguire. Qui Torrenti è il dilemma, se provare l'obbligata o mandare via la nera. Va per imbucare la propria. E va. Eh sì. E c'è. E c'è. E qui diciamo questo errore potrebbe essere decisivo. Beh, se è rilanciato Torrenti, ma grazie a questo errore fatale di Franchina. Questo veramente fatale è il termine esatto. Sontuoso qua. Si ritrova da una partita praticamente quasi vinta in netto svantaggio. Ma netto proprio. Allora cerca di nuovo centralizzare la 8. E questa è veramente un tirata veramente bene. Con un tiro ha recuperato un grande svantaggio, perché ha posizionato l'obbligata, la nera, la 8 è imbucabile. E ora Torrenti dovrà stare molto attento a ciò che tira, perché comunque ha sempre quella biglia qui, diciamo, incastrata, che adesso infatti proverà subito a liberare. Credo che avesse provato con la battente a scaricare la nera, non avendola colpita, ha messo la 6 imbucabile a Franchina. Degli errori che hanno fatto sia da parte di Torrenti che di Franchina, hanno fatto in modo di vedere dei ribaltamenti di fronte repentini. Questo Franchina opta per la difesa. Sì. Si riporta in partita con questo paio di tiri. Anche perché Torrenti dovesse non colpire nulla, Franchina si troverà la biglia in mano dalla parte della sua obbligata, che la potrà tirare agevolmente in buca di centro. Sì, sì, soluzione intelligente di Walter Franchina. E situazione assolutamente difficile adesso per Torrenti. Biglia nascostissima a tutte le altre. Ci deve ovviamente arrivare di sponda. Il tempo scorre. Deve impennare la stecca, fare due sponde. Mi sembra corta.
Si ferma in mezzo, l'aveva tirata anche molto bene. L'aveva tirata bene, non è fortunato. No, era un bel di tiro pochi di torrente. Millimetri. Beh, si spara anche adesso una bellissima chance per Franchina. Allora non è imbucare la 8 ovviamente il problema, poi la rimanenza della battente. Va verso la 6. Tanto buca obbligata in centrale, andata. Rastrello, ben al di là della linea di mezzeria. Franchina. Ok. Anche la 6 è andata. Anche se ovviamente l'utilizzo del rastrello gli toglie sensibilità, no, sul tiro. Credo che non volesse imbucarla, ma volesse solamente metterla nei pressi del... Infatti lo vedo un po' preoccupato ora. Tiro tutto biliardo adesso per Franchina. Per la 4. E la mette comunque vicino alla buca, tirata abbastanza bene. Sì. Ora si decide tutto su queste due biglie ciascuno che hanno sul tavolo. Adesso la situazione è equilibrata. Torrenti va sulla 9. Brutta esecuzione. Voleva sicuramente mandare via la 3 per... Sì, ma si è complicato la vita per allontanandosi anche la sua. Qui. Tira. Questo è un brutto errore. Perché se avesse posizionato la rossa in front alla buca. Invece no, c'è il passaggio e riesce a imbucare la 9. E qui può chiudere. Qui può chiudere. Può chiudere, perché ha soltanto più la 13, c'è passaggio, c'è piano, passaggio, c'è passaggio, c'è passaggio e passa. Ed ora. E siamo al tiro di chiusura, il tiro che vale il titolo di campione italiano per Alessandro Torrenti. Vari rovesciamenti di fronte e attonito Franchina, perché rischia di perdere anche questa volta. E così è il titolo di campione italiano. Finisce 4-3 alla bella. Alla fine, alla lunga, la meritata Torrenti, che ha trovato all'inizio dell'incontro la difficoltà a dover inseguire, ma ce l'ha fatta. Ritorna sulla.